sotto un certo aspetto fa piacere, più che per me che sono formato, per noi che siamo formati, per le nuove generazioni che imparano la tolleranza, eccetera, eccetera. La tolleranza si impara comunque guardando al passato. Quindi, sotto un certo aspetto la vivo positivamente per questo motivo, per il segnale che dà. Sotto un altro aspetto la vivo male perché vorrei non ci fosse mai stata la giornata della memoria e quindi non ci fossero mai state delle persecuzioni. Cioè, vivere la giornata della memoria 365 giorni l'anno secondo me non ha senso. Ha un senso invece, oggi noi affidiamo i nostri figli, i nostri nipoti, li affidiamo per gran parte del tempo, della giornata e dei mesi a degli insegnanti, alla scuola italiana. Una scuola italiana che secondo me non insegna bene la storia come dovrebbe essere fatta. Ecco, se si dice va vissuta 365 giorni l'anno, va vissuta studiando la storia, vedendo perché ciò che è accaduto, trovando le cause, questo ci porta a non ripetere gli stessi errori nel futuro. Secondo me oggi la scuola, ma anche i genitori non trasmettono certi valori sulla libertà, sulla democrazia, cioè noi diamo tutto per scontato. Noi nasciamo e siamo in democrazia. Ma questa democrazia come ci è arrivata? Secondo me la scuola qui, dovessi dare un voto scolastico da 1 a 10 su ciò che fa la scuola in questo campo, darei 2. Io sono drastico, darei 2. Ma ripeto, non per la giornata della memoria, perché la giornata della memoria dovrebbe far parte di un certo tipo di storia che dovrebbe essere poi insegnata a tutti. Ci si limita noi a approfondire bene, penso, per quello che mi ricordo io, approfondire bene il momento dell'Impero Romano, dell'espansione dell'Impero Romano, Rinascimento, Medioevo. La storia moderna secondo me è importantissima, che è quella che abbiamo subito alle spalle noi. Ecco, dovremmo invertire le cose. Dare una breve ripassata a ciò che è stato l'Italia dall'avvento di Cristo a oggi e poi approfondire i temi dagli inizi del Novecento fino ai nostri giorni.